Con Laura Bruni parliamo di questo concorso nazionale General Electric per la migliore tesi di laurea sull'efficienza energetica. Come nasce questa, da che cosa, da quali esigenze nasce, diciamo, questo concorso e che cosa in pratica succederà? Nasce un anno e mezzo fa come operazione sperimentale, sfidando il mondo accademico, quello delle professioni e quello delle imprese a fare sistema su un tema come l'efficienza energetica, che è per sua natura fatto di sapere integrato. L'iniziativa sperimentale va a buon fine, dimostrando che questi mondi sono pronti a collaborare. E quest'anno, con maggiore visibilità, l'operazione nasce con l'obiettivo di chiedere al mondo accademico di sfidarsi su tesi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, mettendo insieme più tecnologie tra loro e valutando la sostenibilità economica ed ambientale del progetto. Quali sono gli sviluppi? Chi vince questo progetto poi potrà accedere a corsi, ad aziende, diciamo a stage? Che cosa accadrà? Ma accadranno cose molto belle. Per gli studenti vincitori, in particolar modo i primi tre, ci sarà l'occasione di uno stage retribuito formativo presso Schneider Electric e la possibilità anche di una borsa di studio consistente per proseguire il proprio cammino professionale. Anche i dipartimenti universitari andranno più di 10.000 euro in allestimenti tecnologici per i laboratori, ma soprattutto l'interesse e la sinergia naturale verso questo tema delle istituzioni. Segnalo che i tre ministeri, il Ministero dell'Ambiente, dello Sviluppo Economico e dell'Istruzione, stanno patrocinando l'iniziativa, permetteranno e speriamo che queste tesi applicative per efficientare edifici esistenti costituiscano una strada praticabile per l'efficienza energetica nel Paese, quindi ci saranno anche ritorni istituzionali di mercato.